Sicura che sia una buona idea essere qui? Niente di cui aver paura. La resistenza è stata spazzata via dai territori del sud. Sono venuta perché sembra che tu sia nei guai. Niente che non riesca a gestire. In realtà i miei guai dovrebbero essere quasi finiti. Qual buon vento ti porta? Ho pensato che potevo darti una mano nella caccia agli strega. Potrebbe essere l'occasione buona per vendicare mio padre. Abbiamo quasi finito. I miei uomini si stanno occupando degli ultimi dettagli. I tuoi uomini? Dubito che possano affrontare l'uomo che ha ucciso mio padre. Inoltre non voglio nessuna scorta e intendo cercarlo da sola. Non è un problema, vero? No, niente affatto. Sicura che non vuoi qualcuno con te? Sì. Sembra che non ti ricordi quanto sono brava, Lord Zauber. Sì, naturalmente. Come sta la tua protetta, la principessa Angie? Quanti anni ha adesso? 14, sta bene. Quasi tutto il popolo del sud pensa che sia ora che diventi imperatrice. Allora, provvederò che tutto sia pronto per l'occasione. Come meglio credi. Lascio tutto nelle tue mani. Naturalmente. Fa attenzione, mia cara. Come sempre. Per favore, principessa, se Lady Milena lo scopre, vorrà la mia testa. Smettila di lamentarti, non lo scoprirà. Sono stanca di essere la principessa per bene. Il solo momento in cui posso divertirmi è quando lei non c'è e tu me lo stai rovinando. Quindi smettila di lamentarti. Pensiamo a divertirci. Oppure ti faccio passare un mese in cella. Forza! Stupida imperatrice. Non noi, vero Jeff? Jeff, dormi di nuovo? Non fai altro che dormire. Non servi proprio a niente. Non importa. Andiamo a fare un giro nelle cucine. Non so tu, ma io sto morendo di fame. Volevate parlare con me? Sì. Abbiamo sentito parlare di te e ci hanno detto che ci avreste ascoltato. Davvero?
Forza allora. Che cosa volete? Vogliamo che ci aiuti a sconfiggere Zauber. Che follia! E dite, qual è il vostro piano per sconfiggere il potente Zauber? Te lo faccio vedere io. Ma voi siete due, strega! Sì. Abbiamo unito le nostre forze per combattere Zauber. Ma siamo in numero decisamente inferiore. Come voi, se non sbaglio. Ecco perché siamo venuti a chiedere il vostro aiuto. Impossibile. Se Zauber è salito al potere, dobbiamo ringraziare la vostra razza. E adesso venite qui a chiedermi aiuto. Non vi lascerà girare da nessuno. Andate. Ma non potete sconfiggerlo da soli. È solo una questione di tempo. Prima o poi comincerà a dare la caccia anche a voi. Dovete crederci. Basta. Forza, Celia. Andiamocene. Non è l'unico gruppo della resistenza. Ce ne sono altri. Un avvertimento. Non cercate di incontrare altri gruppi della resistenza. Vi uccideranno senza pensarci due volte quando sapranno chi siete. Ci provino pure. Dobbiamo comunque tentare. Senza il loro aiuto non possiamo sconfiggere Zauber. Potremmo usare i loro poteri. Lo so, amico mio. Ma il rischio è troppo grande. Cominciate a eliminare il resto della resistenza. Sì, signore. Milena è stata qui l'altro giorno. Mi ha chiesto di occuparmi dei preparativi per l'ascensione al trono di Angie. Sembra che la sua popolarità sia cresciuta. Troppo, forse. Dobbiamo agire rapidamente. Palma. Signore. Porta con te alcuni soldati e trovami un certo Doyle. Agli ordini. Si è fatto un'ottima reputazione nell'ultima guerra. Adesso va in giro a dire che è stanco della guerra e vuole vivere in pace. Ma è un uomo forte e ho un lavoro da proporgli. Un lavoro molto speciale. Sai, quando Tieme ha detto che Zauber è al potere per colpa nostra, che cosa voleva dire? Ha ragione. Tu non sai niente, vero? Tutto è cominciato 11 anni fa. Zauber era un proprietario terriero di poco conto, nient'altro. Questo prima che si impadronisse delle reliquie. Convinse l'imperatore ad usare le reliquie ed espandere l'impero. Era un'impresa facile, grazie al potere delle reliquie. La storia di Zamuel si ripeteva. Zamu chi? Zamuel. Tanto tempo fa, un minuscolo paese si servì delle reliquie per conquistare l'intero continente. Ma le reliquie erano troppo potenti. L'impero crollò e si autodistrusse. Che cosa vuoi dire? Era un gruppo ambizioso e avido. Ogni governatore voleva sempre di più. Allora cominciarono a farsi la guerra. E che cosa successe dopo? Chi vinse? Nessuno.
si distrussero a vicenda e con loro l'intero continente. Per evitare che la storia potesse ripetersi, gli strega sopravvissuti sigillarono il potere delle reliquie. Ma vuoi dire che... qualcuno ha rotto il sigillo? Proprio così. E proprio come in passato, siamo sull'orlo dell'abisso. 11 anni fa, 3 strega avvertirono l'imperatore e lo implorarono di fermarsi. Ma l'imperatore rifiutò di ascoltarli e diede ordine che venissero arrestati e giustiziati. Gli strega fuggirono, ma poi furono catturati. Nel frattempo, Zauber massacrò la famiglia imperiale e fece ricadere la colpa sugli strega. Fu il caos, l'impero si disgregò e i signori cominciarono a combattersi a vicenda per affermare la propria supremazia. E qui entra in scena Zauber. Ha usato le reliquie per salire al potere. Giusto. Ed ora che ha il potere, tassa il popolo per finanziare le sue forze armate. Chi osa contraddirlo viene subito ridotto al silenzio, grazie alle reliquie, naturalmente. Coloro che non sono stati uccisi si sono arresi o sono entrati a far parte della resistenza. È tutto chiaro adesso. La resistenza pensa che abbiamo ucciso la famiglia imperiale, creando così le condizioni che hanno consentito a Zauber di salire al potere. C'è qualcos'altro che devi sapere. Uno degli strega che tentò di fermare l'imperatore è sopravvissuto. Rosen. Rosen? Questo spiega la sua determinazione. Gli altri due erano mio padre e il tuo. Che cosa? Ecco cos'è successo. Un giorno è sparito e sembrava che nessuno ne sapesse niente. Proprio come mio padre. Non ne avevo idea, anche se avevo l'impressione che mio fratello sapesse qualcosa. Hai un fratello? Sì, un fratello maggiore. Non so dove si trovi ora, perché ci hanno separati durante la guerra. Ma so che è vivo da qualche parte e sicuramente ci aiuterà. Shh, non siamo soli. Altri soldati di Zauber. Separiamoci. Ok. Celia, stai bene? Sì. E tu? Anch'io. Deve essere la resistenza. Muoviamoci.